Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, questo è il 14° episodio di Forza Horizon 3. Siamo qui ancora con la nostra mitica, bellissima, prepotentissima Alfa 155 DTM. Andiamoci a fare qualche gara subito perché vogliamo assolutamente. Allora, facciamo un po' un circuito, dai. Ci facciamo un bel circuito. Almeno sfoggiamo la nostra prepotenza anche in pista contro gli altri. Fino ad ora abbiamo fatto solo delle esibizioni un po' così, abbiamo gareggiato contro qualcuno così. Hey Adesso Alejandro, va bene. you've now set up enough routes to host a championship. Points Vabbè. awarded over multiple races, most points wins. You know what to do. Va bene. Facciamo un bel campionato, dai. Allora, touring cittadino su asfalto. Visualizza auto idonee. Vediamo un po'. Facciamo noi un campionato, dai. Alfa Romeo o 1990? Facciamo 1990, dai. Ok, dai, penso che Asphalt anni 90 sia proprio perfetto. Creiamo il progetto e andiamo, dai. Ci Childhood facciamo un memories are childhood campionato. fantasies. They're all here at the 1990s championship. Sì, ricordi e fantasie d'infanzia, tutte e due. Assolutamente. Mamma mia, che spettacolo. Chissà le auto che ci saranno. Prevedo già Viper, Corvette, qualche auto italiana magari. Vediamo, vediamo. Noi saremo comunque lì con stile, con classe, prepotenti. La Supra, bellissimo, mamma mia. Ferrari. Vabbè, abbiamo già capito come andrà a finire questa gara. Ah, la Supra color Fast and Furious 1, bellissima. Ma noi siamo troppo prepotenti, ragazzi. Anche questa Mercedes qua, mamma mia. Ferrari lì davanti. Ecco, noi strombazziamo per farci notare. Vi dovete spostare, eh? Preso il checkpoint, perfetto. E ciao. Mamma mia, ragazzi, stiamo facendo un macello. Comunque ci stanno dietro, eh. Una bella derrapata. Bene così. Distruggiamo tutto. Vai, vai, tutto di traverso. Allora, sono tre giri. Attenzione a questa Lancer, che bella. Mamma mia, anche la Lancer è una delle mie macchine preferite. La Subaru Impreza di quegli anni, mamma mia. Del 97-98, la 22B è, mamma mia. È qualcosa di spettacoloso. Non spettacolare, è spettacoloso. Che è qualcosa di più di spettacolare. Freni, niente. Attenzione. Niente, sta curva qua. anche la Mercedes 190E. Vai, vai di derrapata, vai di traverso. Intanto abbiamo una 4x4, quindi tranquillamente possiamo esagerare un po' con le derapate. Dai, ultimo giro. Andiamo a vincerla sta gara, eh? Anche perché iniziare il campionato con una vittoria è sempre qualcosa di molto molto positivo. Ecco, qui ci stanno dietro, eh. Sul rettilineo
ci prendono. Perché loro sono un po' più veloci di noi. Però poi in curva ci pensiamo. Oh, l'ho fatta bene, l'ho fatta bene. Perfetto, non ho neanche toccato. Vai. Attenzione qui. Sono curve un po' balorde. Sì, beh, a freni siamo messi un po' così. Frena un po' poco st'auto. Anche perché non posso inchiodare, perché ovviamente non abbiamo l'ABS, quindi... Perfetto, primo posto, abbiamo vinto con qualche difficoltà. Oh, perfetto. Perfetto, 20 punti portati a casa. Quanto ci date? Dai, dateci un po' di soldi. Ma che barboni! Via, via, non voglio neanche vedere. Via, via. Passiamo alla prossima gara subito. Che non c'ho voglia di stare a discutere con sta gente. Vai. Welcome back, Alejandro. You were part way through a championship. Would you like me to set a route to the next race event for you? Assolutamente sì. Allora, sono... È un chilometro, vabbè. Vediamo, magari vi taglio comunque il percorso. Eccoci qua. Arriva... Ah, attenzione, lei con la macchina. Continuiamo campionato. Vai, vai, sempre con questa, anche perché abbiamo solo questa. Sì, potremmo comprare qualcos'altro, ma ragazzi, dobbiamo usarla sta macchina. È uno spettacolo. Ah, comunque è pronto il gioiello dimenticato, eh? La Ford del 1930. Che la useremo nel prossimo appuntamento per andare a trovare l'altro gioiello dimenticato. E sarà qualcosa di spettacolare, perché con quell'auto magari la tamarriamo un po'. Magari no. Però penso che sarà molto 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 lenta, perché del 1930 non può avere una velocità neanche una grande accelerazione. Però vediamo, dai, magari ci facciamo una passeggiata con quella per trovare il terzo gioiello dimenticato. Vediamo se ci facciamo veramente una passeggiata oppure se andiamo di prepotenza e la tamarriamo bene. Scoprirete tutto nella prossima puntata. Cioè, lo scoprirò anch'io, perché devo ancora decidere. Giustamente. Allora, Trigaboo 95 l'ho aggiunto come amico su Xbox Live. Abbiamo fatto qualche garetta insieme su Formula 1 2015, perché non ho purtroppo il 17, neanche il 16. Formula 1 2015 l'ho scaricato gratuitamente, perché ho un mese di Xbox Pass e quindi c'era gratuitamente, l'ho scaricato. Mi sono fatto qualche garetta online, sto facendo qualche gara in campionato così da solo io, non voglio postarlo, perché comunque, vabbè, è un gioco vecchio di 2 anni, non farebbe visual, non interesserebbe a nessuno. Però mi sto divertendo, dai. Difficilissimo, eh. Poi anche lì ho voluto provare a togliere ABS, a togliere controllo trazione, ho dovuto rimetterli per forza, perché giocando col pad è difficilissimo. Giocassi col volante, vabbè. Qua ho fatto, mi sa, una stupidata che mi costerà cara. Perfetto. Mamma mia, ragazzi, si è proprio impiantata la macchina, non si è più mossa. Dai, andiamo a riprenderli, sarà un nuovo obiettivo in questa gara, andare a riprendere questi due. Ce la possiamo fare? Se guidiamo così, no. Mamma mia, meno male che è 4x4. Almeno la controllo un po' più facilmente.
niente, mi sa che questa gara è andata. Abbiamo quel tale Ale davanti. Dai, 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 dai. No! Mannaggia la miseria. Ho voluto tagliare un po' troppo. Non avrei dovuto, eh. Preso? Ma no! Ma che cos'è sta mafia? Dai, adesso l'ho preso. Dai, 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 almeno secondo, vai, vai, va benissimo. Arriviamo con stile, giustamente. Non possiamo fare altrimenti. Vediamo, siamo a 36 punti. Perfetto, quindi chi arriva davanti vince il campionato. Sempre barbonaggine, dai, via, 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 avanti, avanti. La 22B, la voglio. La voglio. È bellissima. 5.000 credi. Ma dai, ma che cos'è sta roba qui? C'era la 22B, ragazzi. Ce l'abbiamo citata prima. Bellissima, una delle mie macchine preferite in assoluto. Una potenza inaudita in quell'auto. Poi bella, esteticamente a me piace tantissimo. Welcome back, Alejandro. There's an ongoing championship. Sì, sì, imposta, imposta. 2 km 8. Che bella sta Porsche. Sì, ci vediamo appena arrivati. Eccoci qua a destinazione. Arriviamo sempre con stile noi. Questa è l'ultima gara del campionato, dai. Andiamola a vincere. Sì, potremmo arrivare davanti a Trigaboo e vincere lo stesso, ma noi vogliamo vincere perché noi siamo qui per quello. Punto. Non abbiamo altre alternative. Vai. Questo qua con la BMW viola. Ma quanto è tamarro. Signor Gustafsson. Allora, qua sono 3 giri. Abbiamo tempo di vincere o di perdere. Giustamente. Perfetto. Oh, c'è sempre lui davanti, eh. Incredibile. Ci odia. Bello, qua l'abbiamo tagliata bene. Vai, vai. Una bella staccata. Perfetto, poi in accelerazione noi ce ne andiamo perché abbiamo anche la trazione integrale. Tutta la potenza che abbiamo, trazione integrale, viene distribuita meglio, quindi l'accelerazione è bruciante. È comunque fortissimo, eh, questo signor Trigaboo. Non ce lo scrolliamo di dosso, eh. Bello. Quanto mi piace driftare, ragazzi. Anche se si perde un po' più di tempo, nel fare le certe curve, però il drifting è una disciplina che adoro. Mi piacerebbe impararla nella vita reale, però vabbè. Ci vogliono i soldi. Ci vogliono i soldi per tutto. Io l'unica cosa che non ho sono i soldi, poi il resto ce l'ho. Voi dite, che cos'è il resto? Boh, non lo so. No, vabbè, la passione, le capacità ce le ho. Mi mancano i soldi, punto. Dai, ultimo giro e siamo in vantaggio. Non facciamo stupidate proprio adesso. Ok, qua l'abbiamo presa proprio larga, larga, mamma mia. Io per evitare di andare al bloccaggio freno sempre un po' di meno, però mi sa che dovrei premere un po' di più, eh. No, no. Vabbè. Qua sono arrivato proprio. Però se mi fa ricominciare da lì, mi scusi, eh. Dottor Francesco Forza Horizon. O Anselmo Forza Horizon, se non mi ricordo. Sì, tendo a dare i nomi alle cose.
Sono malato, eh. Preso? Ma no! Niente. Oggi... vabbè. Mi fa ricominciare da dove... Ma perché? Vabbè. Anche il gioco ha deciso di boicottarci qua. Alcune volte ce lo dà, alcune volte no. Questi checkpoint sono il male di questo gioco, secondo me. Dai che forse... Arriviamo con stile, vai! Il campionato vinto! You certainly like standing on the tallest podium, don't you? Ma come minimo! Cioè, basta che sganciate i soldi, però. Allora, per la gara ci dà sempre quei 14.000 e qualcosa, vediamo. Hey Alejandro, però almeno per il campionato. You just had your first championship win of the summer. Nice work. Sì. Grazie, grazie. Molto gentile. Sganciate il danaro. Obiettivo sbloccato, campioncino. Hai vinto il tuo primo campionato, perfetto. Ah, ci ha dato 12.000. Addirittura 12.000. C'è proprio barbonaggine. Va bene. Dai, premio campionato. Ce lo dà? Valuta il design. Sì, va bene. Andiamo a votarlo perché giustamente questo design è fatto molto molto bene. Hey Alejandro, rende giustizia. Carnival Festival is going gangbusters. Seriously, you've brought so many fans to Horizon that they're already signed off on another showcase race. Grazie, I have grazie. The perfect bit of insanity planned. Meet me here when you're ready. Sì, credo che nel prossimo episodio avremo il nostro tempo per farlo. Tempi di consegna, andremo contro un treno, perfetto. Quindi, tranquillamente, non ci hanno dato il premio campionato, perfetto. Quindi ci vogliono male, vabbè. Comunque, io direi perché di chiudere qui per questa puntata. Nella prossima puntata andremo a trovare il gioiello dimenticato. E lo faremo con il secondo gioiello dimenticato che abbiamo trovato, quindi la Ford Deluxe del 1930. E andremo a sfidare il treno. Quindi faremo un bel episodio diverso dalle gare solite. Quindi io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un mi piace, lasciate un commento e condividete il video se volete farlo. Un saluto a tutti da Hasbro.